A Giulianova, a seguito delle notizie circolate in merito al riordino della rete ospedaliera in provincia di Teramo, che vede, secondo lo schema redatto dalla regione, la struttura sanitaria giuliese rimanere ospedale di base, addirittura ultima per posti letto dopo Teramo, Sant'Omero e Atri, è scoppiata la polemica dell'opposizione che attacca l'amministrazione Costantini per non essere riuscita, nonostante le dichiarazioni fatte dal sindaco, a garantire per il nosocomio giuliese un potenziamento. Questa riorganizzazione ovviamente più o meno lascia le cose come stanno, cioè in maniera insoddisfacente. Noi abbiamo sempre detto, da almeno 3 anni a questa parte, che occorreva rivedere l'assetto della rete ospedaliera provinciale, perché in questo momento l'assetto attuale è fallimentare, considerando che abbiamo da parecchi anni ormai 70 milioni di euro di mobilità passiva. Il che significa che evidentemente la struttura che attualmente esiste della rete ospedaliera provinciale non soddisfa, diciamo, la richiesta dei cittadini, dei 310.000 cittadini circa della provincia di Teramo. Abbiamo proposto un assetto diverso con 2 ospedali di primo livello, uno a Teramo e l'altro a Giulianova. Inizialmente il sindaco Costantini, appena insediato, raccolse questa nostra proposta in Consiglio Comunale, votammo all'unanimità la mozione, abbiamo lavorato su questo, abbiamo promosso un incontro con l'assessore Verì, in Consiglio Comunale, fu promesso che sarebbe venuta, non è venuta, e dopodiché questi sono i risultati. Nella provincia di Teramo, l'ospedale di Giulianova è tra gli ospedali di base ed è la cenerentola degli ospedali di base, che è quello con meno posti letto. Questo assetto, evidentemente, delle reti ospedaliere non rispondendo ai bisogni di salute dei cittadini che abitano la provincia di Teramo e quindi anche di Giulianova, che oltretutto d'estate ospita tantissimi turisti, perché sulla costa teramana, come sappiamo, si concentra, diciamo, la più grande percentuale di presenza turistica estiva, insomma, del turismo balneare. E quindi questa situazione non dà un'ottima risposta, come dovrebbe essere, che tra le altre cose potrebbe, con un assetto diverso, anche far cambiare di segno, invertire la tendenza della mobilità passiva. Quindi la spesa potrebbe essere mano a mano ridotta e magari attirare con una mobilità attiva anche prestazioni, cioè offrire prestazioni a persone, a cittadini che vengono da altre ASL o da altre regioni, cercando di creare poli di eccellenza migliori di quelli che attualmente abbiamo.